Continuo con la serie di aggiornamenti relativi alle guide all'acquisto e il protagonista di oggi è l'SSD. In questo video non starò qui a ricordarvi tutti i vantaggi che si possono ottenere passando da un hard disk a un SSD, che cosa c'è di meglio, che cosa può cambiare all'interno della vostra routine di utilizzo del PC, bensì vi consiglierò dei modelli specifici divisi per relative categorie. Quello che però voglio affrontare come mini premessa è la differenza che c'è tra gli SSD classici, quindi quelli che passano per la connessione SATA in standard 2.5 pollici, e gli SSD NVMe, quindi quelli che passano per lo standard di connessione PCI Express. Queste schedine piccoline. Ormai ci siamo abituati a vedere gli SSD classici a prezzi molto vantaggiosi e ci sono sempre più opzioni economiche, sempre più brand si lanciano su questo mercato proponendo la loro versione economica che monta magari anche memorie di buon livello, ma che fa fatica magari a fermarsi proprio perché il mercato è sempre più intasato da questo tipo di prodotti. Mentre negli ultimi anni abbiamo visto arrivare sul mercato ed affermarsi sempre di più questi, che come vantaggio sostanziale hanno appunto la loro connessione, quindi la loro velocità, che è decisamente superiore rispetto al collo di bottiglia che, diciamo, affligge le periferiche classiche, gli SSD SATA. E dato che è inutile in questo momento storico, almeno a parer mio, fare la gara su chi ha l'SSD SATA più veloce, perché comunque si arriva al collo di bottiglia appena citato, questi ultimi avranno uno spazio limitato all'interno di questa guida, cioè saranno la prima voce di cui vi parlerò, ma poi mi concentrerò su di loro. Anche per il fatto che negli ultimi mesi, nell'ultimo anno e mezzo, mettiamola così, abbiamo visto anche la quarta generazione di standard PCI Express con relativi prodotti di questo tipo. In questo caso quindi, partendo proprio dall'SSD SATA economico, il primo modello di cui vi parlo è il Silicon Power A55, che nel modello da 250 GB ora come ora costa poco meno di 40 euro. Questo disco adotta memorie TLC 3D NAND, che sono al momento attuale tra le più diffuse per quanto riguarda il mercato degli SSD di questo tipo, con a bordo anche una cache che si affida alla tecnologia SLC NAND, a migliorare chiaramente le performance delle memorie principali. Oltre al taglio di cui vi ho parlato poco fa, lo trovate disponibile anche in tutti gli altri principali tagli di memoria, dai 128 GB fino a anche ai 2 tera, e come detto è una delle soluzioni più economiche a cui potreste approcciarvi per quanto riguarda un SSD di tipo classico. Ma oltre a questo potrei citarvi altre alternative più o meno sullo stesso livello di prestazioni e di prezzo, come il Patriot Burst o il PNY CS900 o ancora il Kingston A400, per non parlare dei Sambow. Quindi, proprio come ho detto all'inizio del video, questo sarà l'unico punto dedicato ai SATA, proprio perché ora come ora si tratta della soluzione più economica di approccio a un SSD, quindi un miglioramento magari per chi di voi adotta ancora un hard disk classico, ma che chiaramente è una soluzione pensata solo ed unicamente perché di fascia economica. E parlando sempre di fascia economica, il primo gradino per quanto riguarda i PCI Express, i dischi NVMe, è il Crucial P1. Ok, non è uno dei migliori PCI Express a cui potreste puntare in questo momento, ovviamente, ma il grande vantaggio che ha è il prezzo, ovviamente, perché è uno dei più economici, per non dire il più economico di questo tipo, che potreste trovare sul mercato. P1 è il primo SSD NVMe di Crucial ed è basato su memoria Micron 3D QLC a 64 layer con un controller Silicon Motion NVMe che consentono di avere prestazioni superiori ovviamente a un SSD di tipo SATA, ma mantenere un prezzo molto vicino a questi ultimi. Nello specifico parliamo di circa 1900 MB al secondo in lettura sequenziale e 950 MB in scrittura sequenziale. E come detto potrebbe essere un'ottima scelta se volete approcciarvi a questa tecnologia, gli NVMe diciamo, senza spendere poi così tanto. Passando poi a una delle soluzioni più famose per quanto riguarda questo mercato in questo momento storico, sicuramente Sabrent la sta facendo da padrona, sia con il Rocket, il modello classico che potreste andare a recuperare in questo momento a circa 150 euro sulla taglio da 1 TB, passando poi anche per il Rocket Q, che tendenzialmente è un modello leggermente più economico. Per questo modello, il Rocket, si montano memorie Toshiba di tipo TLC 3D NAND e un controller Phison, nello specifico il PS5012E12. E per questa guida questi modelli li identificherò come le perfette vie di mezzo.
Passando poi ai best of per quanto riguarda i PCI Express sempre in generazione 3.0, che è quella che abbiamo trattato fino a questo momento, impossibile non citare il VD Black SN750. Uno dei modelli più veloci sul mercato in questo standard, con una velocità massima che arriva nell'intorno dei 3470 MB al secondo in lettura e 3000 in scrittura. Condivide certamente l'hardware con il modello di precedente generazione, ma adotta una nuova versione del firmware per massimizzare le prestazioni. E a bordo troviamo un controller proprietario Western Digital e memoria 3D NAND TLC a 64 layer. Come alternative PCI Express 3.0 di alto livello potrei citarvi chiaramente gli immortali Samsung, in primis il 970 Evo Plus, che se la gareggia un po' con questo SN750 non arrivando alle sue prestazioni e, a dire il vero, costando anche qualche euro in più. O ancora gli Adata XPG SX8200, che anche qui stanno più o meno sulla stessa fascia di prezzo e gareggiano anche in questo caso sulle prestazioni. Per poi citare per ultimo il 970 Pro, che sale un po' a livello di fascia di prezzo, non riportando prestazioni troppo più alte, ma essendo effettivamente il più veloce della categoria. Anche se il nostro consiglio rimane chiaramente puntato sul VD Black. E passando infine alla categoria di prodotti in standard PCI Express 4.0, ci sono alcuni modelli attualmente in commercio e quello che vi consigliamo per questa guida è il Force MP600, che si attesta su quelli di fascia alta, portando prestazioni molto simili ai vari concorrenti ma a un prezzo leggermente più basso. Monta memorie Toshiba di tipo TLC e un controller Phison ed è in grado di raggiungere prestazioni sequenziali fino ai 4950 MB al secondo in lettura e 4250 in scrittura. Anche qui vi suggerisco un'alternativa in particolare che riporta sempre il brand Sabrent, ovvero il modello Rocket NVMe 4.0. Questa è sicuramente l'alternativa economica per approcciarsi a questo standard e monta comunque memorie di tipo Toshiba TLC, raggiungendo ottime prestazioni sia in lettura che in scrittura sequenziali. Come per gli altri video ho cercato di aggiungere il maggior quantitativo di alternative possibili, vi lascio chiaramente qua sotto in descrizione tutti i link a tutti i prodotti che ho citato nel video, ma voi come al solito fatemi sapere cosa ne pensate di questa guida, se volete anche voi approcciare al nuovo standard NVMe o se l'avete già fatto. Lo spazio per i commenti qua sotto è tutto vostro, noi ci vediamo come al solito nei prossimi giorni in tanti altri video ancora. Ciao!